Inquinamento ambientale, origine e soluzione, tratto dal libro Proprietari di sé e della natura di Novello Papafava. Una introduzione all'ecologia liberale, un libro edito dalla Liberi Libri di Macerata. Qual è l'origine dell'inquinamento ambientale? Si ritiene comunemente che il colpevole dell'inquinamento sia il capitalismo. Infatti, nel libero mercato, le industrie e le imprese private alla ricerca del profitto devastano l'ambiente e le risorse della natura. Ma è davvero così? A metà dell'Ottocento i giudici dei tribunali inglesi e americani iniziarono a trascurare i diritti di proprietà dei cittadini che erano invasi dalle emissioni inquinanti delle attività industriali. Considerarono infatti che quei diritti individuali fossero di minore importanza rispetto al bene comune e all'interesse generale della produzione. Le attività inquinanti vennero quindi legalmente autorizzate perché i tribunali valutavano che i benefici per la collettività fossero superiori rispetto ai costi che i singoli individui dovevano sopportare per effetto dell'inquinamento. Anche il Codice Civile Italiano, all'articolo 844, ammette che, quando ricorrono i superiori interessi della produzione, vi sia la possibilità di produrre legalmente immissioni nocive oltre i livelli di tollerabilità. Soltanto verso il 1970, quindi più di un secolo dopo, i governi si resero conto dei gravi danni prodotti all'ambiente per aver concesso agli industriali la licenza di inquinare per oltre un secolo e imposero una moltitudine di regolamenti, anche per i cittadini, tipo il divieto di circolare con le auto, e una quantità di tasse da far pagare a tutti i contribuenti. Quindi finora abbiamo visto l'origine dell'inquinamento ambientale e la soluzione proposta dai governi, tasse e regolamenti. La soluzione corretta, invece, sarebbe stata quella libertaria, basata sul principio di non aggressione, ripristinare la piena tutela dei diritti di proprietà degli individui danneggiati dall'inquinamento. Le sentenze di condanna successive alle denunce dei cittadini avrebbero costretto gli inquinatori a pagare i risarcimenti alle vittime e a eliminare le immissioni nocive. Questo avrebbe inoltre anche fatto sviluppare nuove tecnologie per la riduzione dell'inquinamento e per rendere più pulite le produzioni industriali. Quindi, come si è visto, il problema dell'inquinamento ambientale, piuttosto che dal capitalismo, è stato originato dai legislatori e dai tribunali, che non hanno più difeso i diritti di proprietà degli individui, e successivamente non è stato affrontato il problema nel modo corretto, così oggi non è risolto, come risulta evidente dalle gravi condizioni dell'ambiente.